Buonasera, buonasera a tutti voi, ovunque voi siate. Ci troviamo allo Stadio Curi di Perugia e naturalmente, ecco, a questo punto qui tra l'altro già c'è Franco Fasano che sgambetta, si allena poco prima di esibirsi in questo Cantagiro 1980. Accanto a me ho un personaggio, la voce la conoscete benissimo, è quella di Mariano Guardabassi. Ciao Guglielmo. Ciao, tra l'altro più purtroppo a volte si vive di riflessi, no? Io figlio, dice, è figlio del tecnico, tu invece è il fratello di Giorgio Guardabassi ed eccolo qui, Mariano Guardabassi, che voi a Radio Out seguite. Di Giancarlo Guardabassi, fratello è notevolmente più famoso, ma Mariano siamo lì, Io sono più Giancarlo, male. Ecco, Giancarlo in guardia. Eccolo qui, Franco Fasano, uno dei volti nuovi di questo Cantagiro 1980. La sua canzone sta andando veramente bene. Ecco, qual è la tua canzone? Poi iniziamo un discorso con Mariano in coppietta. Certo, è la canzone che presento al Cantagiro, ho sentito la Mi piaci tu, ed è una canzone fresca, tipicamente estiva, se così possiamo dirlo, fra le fatidiche virgolette. E così diciamo qualche cosetta, oltre a cantarla io sono l'autore della musica in collaborazione a Italo Ianne, mentre invece il testo l'ha curato Albertelli. Ecco, Mariano, tu hai già avuto modo di presentare a Radio Out Franco, ecco, qual è la tua impressione? Fai finta che Franco qui non ci sia. Dunque, la mia impressione più positiva che ho avuto su Franco è questa. Io, ecco, la mia impressione personale, non assolutamente né da critico né da addetto ai lavori, ma è il fatto che tra tanti dischi italiani mosci e melanconici, trovare un disco che è allegro, che sprizza simpatia da tutti i solchi, intanto prendo il Deca, e veramente mi ha fatto piacere e ha fatto piacere anche a tutti i DJ di Radio Auto che lo stanno programmando in continuazione. A Iosa, quindi Franco Fasano. Franco Fasano, quant'è che hai scoperto in te questo desiderio pazzesco per la musica leggera? Ma dunque, io ho iniziato così spontaneamente, diciamo quando avevo 6-7 anni, a cantare così sui dischi dei cantanti che andavano allora, e così in particolar modo ero un patitissimo di Massimo Ranieri, ecco così. E niente, poi ho cominciato a cantare, a suonare l'organo così a orecchio, e i miei molto intelligentemente, a mio avviso, mi hanno consigliato di prendere la musica come hobby, ma cominciare a studiarla, perché mi sarebbe stato utile per qualsiasi motivo domani. Ecco, così, e la tua professione naturalmente è quella di studente, credo. Sì, tra l'altro. Quando è che andrà in onda questa? Questa trasmissione questa sera sarà replicata giovedì, quindi a cose fatte. Perfetto, comunque guardate, io faccio i miei auguri più sinceri a tutti i miei coetanei che stanno affrontando l'esame di maturità e che avranno gli orari proprio in questi giorni. Io ce li avrò il 22 perché dovrò dare l'esame di maturità per quanto riguarda il liceo scientifico. Potrò italiano come prima e sperando che la commissione. Un compositore non può non portare che italiano. Vabbè, sì, quello da un punto di vista così letterario potrebbe essere un motivo. Comunque, vabbè, un augurio così. Torniamo invece al Cantagiro, ecco. E ho cominciato a studiare pianoforte e le prime cosette così. Poi sotto la direzione del maestro Pippo Barzizza, il famoso maestro Pippo Barzizza, che abita vicino a me, io abito ad Alassio. Tu di dove sei? Io abito ad Alassio, che è vicino a Sanremo, diciamo, a 50 km da Sanremo. Quindi ti sei snocciolato nella tua adolescenza tutti i festival di Sanremo. Sì, sì, sono andato a vederli puntualmente ogni inizio febbraio, gennaio. Comunque, sotto la direzione del maestro Barzizza ho cominciato a studiare armonia e orchestrazione e ho continuato così da autodidatta sul pianoforte e adesso appena terminerò questi esami per il liceo scientifico, ho intenzione di perfezionarmi così negli studi un po' più classici dal punto di vista del pianoforte, e intanto sfruttare magari questa maturità, sperando che... Ecco, noi non possiamo fare, Franco, pubblicità, ma per un giovanissimo come te lo possiamo fare. Ecco, chi è il padrino a livello discografico, cioè la casa che in un certo senso ti ha lanciato? Sì, è la Durium, che ha molti artisti. Tra l'altro, a proposito di Durium, vorrei fare così... Adesso non esageriamo. No, vabbè, un appello, tra l'altro anche... No, scherzo. Anche per voi, tra l'altro il 30 di agosto ci saranno proprio qui allo Stadio Curi di Perugia i Kiss. Per cui non dite chi se ne frega, venite a vedere perché è uno spettacolo, diciamo, mastodontico. Ecco, ecco, qual è il, secondo te, è il cantante italiano che merita, secondo te naturalmente, di essere portato ad esempio all'estero?
Ma non c'è nessuno. Ma la cattivella. No, 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 non anche c'è tu assolutamente... cominci a far parte di questo mondo, quindi. Ma per quanto riguarda l'estero, diciamo che tutta questa interessamento da parte della Duri nei miei confronti è stato proprio perché il mio peso è stato accettato al MIDEM ed è stato proposto in Germania, in Francia e in Spagna. Quindi come canzone è stato grazie all'estero, diciamo, che qui in Italia sono interessati. Comunque in particolar modo Depsa, che è il mio produttore. E tornando invece a questi cantanti, non ce n'è uno solo, e poi lo sapete benissimo, da Tozzi a Cutugno a Pupo e tantissimi, Branduardi, che vanno fortissimo all'estero, per cui per conto mio è un gravissimo errore dire che un solo artista può andare all'estero. Renato Zero anche, non dimentichi, che magari te li dimentichi, sono grandissimi. Per cui io farei più che altro, non per evitare di dire dei nomi, infatti gli ho detti, ma proprio direi di fare così, un sottolineare questo successo che ha la musica italiana in generale all'estero, e questi nomi lo dimostrano, i Pooh anche, vedi, ogni tanto me ne viene in mente qualcuno. Per cui diciamo che gli italiani, fortunatamente tra gli italiani ci sono pure io, abbiamo questa dimensione umana dentro da dare spontaneamente all'estero, ecco. D'accordo, per il momento grazie Franco, torniamo al nostro amico Mariano di Radio Out. Tra l'altro noi saremo impegnati il 14 luglio con Anna Oxa e in quel favoloso trofeo che si chiama 100 città. Mariano, come sta andando l'organizzazione? Perché bisogna dire ai nostri amici telespettatori soprattutto, ecco, che vengano a questa manifestazione che porterà il fior fiore, chissà che porti fuori anche un Franco Fasano umbro, finalmente un umbro, fuori da questa nostra regione che stende. E tuo fratello è stata una delle poche eccezioni che è uscito dalla regione, se no raramente noi abbiamo esibito dei cantanti a livello nazionale. Dato che parliamo poi tanto di mio fratello Giancarlo, allora vorrei dire che a questo spettacolo parteciperà anche lui, che poi lo spettacolo costa solo 2.500 lire. Per 3.000. Io so 3.000, ecco. 3.000. No, io so 2.500. Come, io so 3.000, almeno dalle notizie che mi hanno dato ieri sera. Comunque anche fosse 3.000 non è una cifra che mette in crisi. E poi noi ci teniamo a dire che, dato che in occasione di questo spettacolo noi vorremmo ricordare a tutti quanti che Radio Out festeggia il quinquennio di trasmissioni, no? Allora è anche un modo per ritrovarsi insieme ai nostri ascoltatori passati, a quelli futuri. Anche perché io ormai, no, lo dico tramite un'emittente televisiva e va ricordato, ma si sono accorti senz'altro i miei amici che mi seguono ormai da diversi anni, ecco che io per Radio Out, ragazzi, lo devo confessare, ho un debole, quindi non ci sono problemi, lo sanno tutti, veramente complimenti, perché avete gestito, secondo me, l'unica radio in una maniera veramente seriosa, professionalmente adatta alle esigenze della nostra regione. Ci sono anche altre radio, ecco, è vero, dice tra l'altro l'operatore, no, fuori deck anche noi. No, dai, dammi un po' che sei franco, qui è tutto un discorso di, no, non ci sono né Trinca né Cruciani tra di noi. Ecco, Mariana, a prescindere da questo ci sono anche altre radio che stanno operando bene, però ecco, io da anni seguo Radio Out e non me ne abbiano a male gli altri amici che appunto lavorano in questo campo radiofonico. Torniamo alla televisione. Che finché avremo amici come Guglielmo Mazzetti siamo al sicuro, siamo tranquilli, insomma. Ecco, grazie Mariano, ma è la festa del Cantagiro 80, l'ultima parola deve dire questo giovanissimo virgulto che viene fuori, pensate, sta facendo gli esami e nello stesso tempo gareggia in questo Cantagiro. Il Cantagiro è mancato. Se non sbaglio, Mariano è un profondo conoscitore, mi può curare le mie dabbenaggini. Comunque, ecco, penso che è mancato per alcune edizioni, è tornato quest'anno. C'è stato, ma in tono molto minore, che se ne sono accorti in poche decine di persone. Ecco, questo Cantagiro, ecco, spieghiamo, facciamocelo spiegare da un partecipante, da un protagonista, quindi da Franco Fasano, come è architettato. In poche parole, ci sarà un giovane campione, poi un campione dei big, oppure ecco, com'è? Dunque, per quanto riguarda i big, vengono soltanto per fare affluire la gente, altrimenti la gente senz'altro non verrebbe così a vedere, non so, Franco Fasano o altri, perché sono le prime arti e chiaramente hanno bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi per farsi sentire, per farsi conoscere, per cui i big vengono soltanto così a fare da padrini, se così possiamo dire. A noi giovani, siamo 10 ragazzi che partecipiamo a questa gara
che poi è gara molto relativamente, cioè è gara più che altro per il pubblico e gara più che altro per destinare a tre di noi che parteciperanno poi al Festival Bar. Ma io personalmente ritengo che il Cantagiro 80, organizzato da Vittorio Salvetti, sia una manifestazione più che altro per farsi conoscere, per andare negli stadi, per andare nelle televisioni, come abbiamo visto, nelle radio, per farsi conoscere e per far ascoltare la propria, così, il proprio modo di esprimersi musicalmente e così a parlare e farsi conoscere nel modo più semplice possibile. Per cui è chiaro che, come in tutte le cose, ci saranno tra di noi tre che andranno al Festival Bar, a quella grande serata che sarà poi a Verona a fine settembre, però per conto mio gli altri sette che rimarranno non avranno nulla da contestare per nessuna ragione, proprio perché è soltanto una questione matematica il fatto di andare più o meno, perché poi magari ci sarà quello che ha un punto, due punti, e poi queste cose lo simbolicamente ci sarà andato anche lui. Franco, a me non rimane che augurarti veramente buona fortuna. E tu c'hai bisogno di una doppia buona fortuna, perché stai dando anche gli esami di maturità. Certo. Comunque il Cantagiro qui, Perugia ti ascolterà e credo, come minimo, io ancora non ti ho ascoltato, che premi la tua simpatia. Ciao Franco, tante belle cose e naturalmente un grazie anche all'amico Mariano Guardabassi. Grazie.